Buonasera cari amici, buonasera da Taranto, la città della Settimana Santa. Anche quest'anno Studio 100 TV racconterà la ritualità popolare che tanto appassiona, che tanto lega i tarantini ai propri simboli. Certo, Taranto è una città complessa, con diverse problematiche, ma anche una città dalle mille risorse. Ebbene, proprio durante la Settimana Santa c'è un'occasione di riflessione sulla bellezza di questo capoluogo, capoluogo dello Ionio, terra di Magna Grecia, terra anche di grandi potenzialità. E allora quest'anno la nostra emittente televisiva ha voluto abbinare al tradizionale appuntamento con le dirette, anche in streaming e anche sulla piattaforma Sky, un motto: Taranto riparte, proprio dai riti della Settimana Santa. È un invito a tutti che rivolgiamo, al mondo economico, al mondo della politica, al mondo sociale. Insomma, cerchiamo di valorizzare le cose belle, non piangiamoci addosso e ricordiamo che questa è una delle perle della nostra Italia e con tutti i suoi problemi, lo ribadiamo perché nessuno li vuole certamente mettere da parte, ebbene questa realtà si deve imporre e deve continuare in una scia che è stata certamente molto nobile, molto ricca nel passato, ma deve soprattutto voltare pagina finalmente. Detto questo, ringraziando naturalmente tutti voi che ci seguite da casa e ci seguirete per queste giornate così intense, questa sera per portare nelle vostre case le immagini straordinarie che giungono dal centro storico di Taranto per il pellegrinaggio della Dolorata, domani, venerdì santo, invece, per la processione dei sacri misteri e ricordiamo anche la diretta che ci sarà per il rientro della stessa processione dei sacri misteri. Insieme a me, ovviamente, l'equipe tecnica che è coordinata dal nostro direttore tecnico Ugo Briganti, poi c'è il coordinamento di Michele Ventrella con Giuseppe Candelli che è qui al mio fianco per quanto riguarda la regia, la collega Rosalba De Giorgi che come sempre andrà a cogliere le emozioni del pre-pellegrinaggio e poi ciò che si vive all'interno. Tra poco le cederemo la linea, ma intanto consentitemi di presentare un ospite perché abbiamo il piacere di ospitare un confratello di questa congrega, di questa confraternita della Dolorata e San Domenico, ovvero Aldo Orlando. Buonasera. Buonasera a tutti quanti. È un'occasione per scambiare delle opinioni, ma anche per saperne di più. Ecco, vivere il dietro le quinte di questa ritualità. Oggi viviamo il primo atto, certo c'è stato un prologo, quello tradizionale che riguarda l'uscita delle poste dalla chiesa del Carmine per i pellegrinaggi agli altari della Reposizione, i sepolcri come i tarantini li chiamano, sia pure impropriamente, e con le varie poste che si sono snodate lungo la città con il pellegrinaggio delle poste di città e di campagna, perché prima, come sapete, la città era questa, era il centro storico, mentre la campagna era l'attuale Città Nuova. Ebbene, Rosalba è già in collegamento, può darci delle indicazioni innanzitutto. Buonasera Rosalba, dove ti trovi in questo momento? Sì, buonasera ai nostri telespettatori. Con me Monsignor Alessandro Greco, vicario della generale della diocesi di Taranto. Io le vorrei chiedere intanto buonasera. Buonasera, buonasera. Qual è il significato che diamo in questo momento alla processione della Vergine Addolorata? È una delle più belle tradizioni popolari tarantine, che ha un suo particolare significato in ogni periodo, in riferimento a quello che la città vive. La Vergine Addolorata al mattino del Venerdì Santo esce in cammino per cercare il suo figlio. Credo che sia questo il senso del pellegrinaggio. La Madonna varca la soglia di San Domenico a mezzanotte, quindi siamo già al venerdì, la giornata della penitenza, della morte di Cristo.
Ma mentre venivo qui in San Domenico, riflettevo sul fatto che la Madonna, quando varca la soglia, ha di fronte il mare e ha di fronte l'Ilva, cioè due ambienti problematici per la città di Taranto. Il mare, perché da quello che dicono i pescatori è diventato un po' avaro, improduttivo per le problematiche note, e poi il mostro dell'Ilva con tutto quello che la città subisce. Quindi credo che la presenza materna della Vergine Addolorata, il suo pellegrinaggio, significhi la sua visita a questa città sofferente, a tutti gli uomini sofferenti, alle persone sofferenti della città di Taranto. E noi abbiamo bisogno di essere sollevati. È una madre dolorosa che condivide il dolore dei suoi figli. Credo che sia questo il significato più immediato. Però vorrei anche mettere in evidenza un altro aspetto, cioè che la Vergine Addolorata non è semplicemente la Vergine sofferente, ma è anche la Vergine che gioisce per la resurrezione del suo figlio, e credo che gioisca anche per la resurrezione dei suoi figli, cioè dei tarantini, per i quali speriamo un orizzonte di speranza, un mattino di Pasqua, un mattino luminoso di Pasqua, non soltanto dolori e sofferenze, ma anche gioia della resurrezione. Speriamo che le sue parole si avverino. Grazie a Monsignor Alessandro Greco, vicario generale della Diocesi di Taranto, in questo momento Monsignor Marco Morrone, rettore di San Domenico, ha intorno a sé i confratelli e i fedeli per il momento di preghiera, di adorazione dinanzi all'altare della Riposizione. Qui a due passi di noi la Troccola, la Croce dei Misteri, quindi manca poco perché quel portone si apra e inizi il pellegrinaggio della Vergine Addolorata. Che cosa accade? Lo chiediamo proprio a un confratello. Vogliamo ringraziare anzi il priore, l'ingegner Raffaele Vecchi, perché il confratello Aldo Orlando è stato autorizzato proprio dal priore. Che cosa si vive in quel momento che ci ha raccontato Rosalba De Giorgi? L'hai vissuto? Sì, vissuto più e più volte. È un momento di veramente raccoglimento più intimo che si vive, perché in questo momento il padre spirituale prega insieme a noi davanti all'altare della Riposizione, quindi ha in mente quello che dovrà accadere, ma allo stesso tempo non vedi l'ora di uscire. Sì. E come vedete, andiamo a scrutare all'interno, quindi vi mostriamo delle immagini in anteprima. Questi sono i bambini che sono i portatori delle pesare. Una chicca. Lì sono papà e figlio. Ah, ecco, vedi. Quindi la conoscenza anche della confraternita. Posso chiedere da quanto tempo sei confratello? Sono 16 anni. 16 anni. E c'è anche un nuovo corso che è stato dato a questa confraternita della Addolorata e San Domenico, perché si sta cercando sempre più di divulgare l'attività della confraternita stessa, che non è limitata, non ci stancheremo mai di dirlo, al solo periodo della Settimana Santa, ma per un anno intero. Noi viviamo un anno di confraternita, viviamo un anno con la gente, e questa nuova amministrazione sta cercando in tutte le maniere di rendere partecipe tutta la città alla nostra vita. Intanto noi vogliamo anche ringraziare le aziende, gli enti che hanno voluto sostenere questa ennesima sfida che affrontiamo, che affronta Studio 100 TV, e quindi enti, associazioni, aziende che hanno voluto sostenere questo impegno che è di natura tecnologica, natura giornalistica. È una equipe, una squadra molto composita che contribuisce a portare nelle case non soltanto dei tarantini evidentemente, ma anche di tante persone che vivono altrove, sono tarantine magari ma non lo sono anche, in tutta Italia,
e anche all'estero, perché vogliamo ricordare che questa trasmissione è visibile sulla piattaforma Sky e i canali 875 e 879, oltre che sul digitale terrestre, sul canale 15, canale 187, e poi in streaming sul nostro sito che è www.studio100.it. Quindi una ribalta internazionale ancora una volta per i nostri diti. Ma dicevo, ringraziamo le aziende, quindi ogni tanto ci interromperemo durante questa nostra diretta proprio per dire grazie alle aziende. Quindi diamo la linea alla nostra regia centrale per un piccolo break. Taranto riparte, dunque, come dicevamo in premessa, noi stiamo cercando ovviamente di entrare nel dietro le quinte, di raccontarvi in anticipo ciò che accadrà e soprattutto lo snodarsi della processione, di questo pellegrinaggio meglio, lungo il pendio San Domenico. Poi naturalmente sapete, i tarantini lo sanno benissimo, ma anzi chiedo scusa ai tarantini se ogni tanto diremo delle cose che sembrano scontate ormai, però ecco, proprio perché ci seguono persone che non sono tarantine e sono in diverse regioni italiane o addirittura all'estero, ebbene ricordare ogni tanto alcuni aspetti di questa ritualità. Naturalmente la collega Rosalba De Giorgi potrà richiedere la linea quando lo desidera. Questo è anche un altro momento, e quindi sentiamo l'audio di fondo di questo momento di preghiera, che vede protagoniste anche le consorelle, vero Aldo? Esatto, e sono parte integrante della confraternita e ci aiutano nei momenti in cui hai bisogno anche di un conforto da parte di una donna. Avvisate. Ci vuole anche quello. Peppe, mi senti? Certo, certo. C'è da sottolineare anche che la Settimana Santa per i confratelli in modo particolare si vive in ambito familiare, quindi viene coinvolta ecco, la moglie, i figli. È prassi durante la vestizione che Peppe, che in pratica il confratello che è lì lì pronto per vestirsi apre la sua valigia e quindi si sentono i profumi di casa, il camice appena stirato, tutto quanto ordinato come tua moglie o tua mamma ha preparato, ed è anche quello un momento particolare che ti spinge ad andare avanti. Sì, abbiamo anche tante storie familiari che possiamo raccontare, anche perché queste tradizioni si tramandano davvero di padre in figlio e con grande entusiasmo. E non è vero che le donne siano escluse, perché innanzitutto ci sono le consorelle anche in questa confraternita, così come nel Carmine naturalmente, ma anche, persino i bambini mi hanno raccontato un episodio che riguarda una bambina, la figlia di un confratello, che ha rotto il salvadanaio per contribuire all'aggiudicazione di un simbolo. Sì, perché prende tutta la famiglia. Tutta, cioè, la famiglia.
tante volte ci sono tante mogli o consorelle che spingono i mariti a offrire quanto più possibile per l'aggiudicazione, certo, di un simbolo. Sì, e dobbiamo dire, ecco, mi piace sottolineare, non diciamo il cognome per la privacy, ma questa piccola si chiama Lavinia, mi hanno detto, e ha aperto il salvadanaio e i suoi risparmi, ha detto: papà, io vorrei tanto. Poi non so se il papà li avrà presi realmente, però è bello questo, non è neanche un maschietto, una femminuccia, no? Quindi una bella. E così come vediamo questi bambini che sono protagonisti e si sottopongono anche loro a un bel sacrificio. Perché non indifferente il sacrificio, fortunatamente da circa una cinquantina d'anni i pesi sono finti pesi, sì, perché anticamente erano veri pesi in marmo. Eh sì, certo, e poi era un'antica forma di punizione, diciamo. Sì, in pratica si veniva sul marmo, venivano incise i cognomi dei confratelli che avevano avuto delle mancanze. Anche questa è tradizione, naturalmente far portare dei pesi ai bambini sarebbe, insomma, una cosa eccessiva. Qualcosa di molto, molto tempo fa, invece i bambini ora, certo, è un sacrificio anche per loro. Ma sentiamo Rosalba De Giorgi, sempre dall'interno del Tempio di San Domenico. Che credete la parola del Signore? Parlavamo di bambini, qui ce n'è uno curiosissimo, poi ci dirà il nome perché per il momento... Francesco, poi parliamo io e te. Domenico Palmiotti, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno di Taranto. Ancora maggiore attenzione è stata riservata quest'anno ai riti della Settimana Santa Tarantina. Non più soltanto il pocket, oggi anche uno speciale di 24 pagine distribuito davanti alla Chiesa del Carmine in occasione dell'uscita delle poste. Innanzitutto buonasera ai vostri telespettatori, ringrazio Giulio Cianto. Sì, quest'anno la Gazzetta ha raddoppiato gli sforzi, oltre al pocket che quest'anno è giunto alla settima edizione, abbiamo voluto fare un contributo ulteriore. Questa edizione speciale che è la Gazzetta di 24 pagine, fatta di 24 pagine, che la Gazzetta oggi distribuito in Piazza Carmine gratuitamente a quanti erano lì, è stato un segno di attenzione, un importante segno di attenzione verso i riti tarantini, verso la tradizione di Taranto, e io credo che un giornale che voglia radicarsi sempre più nel territorio, nella città, nell'anima della città, non può prescindere da momenti così corali e suggestivi come la Settimana Santa. Come confratello del Carmine, quindi vicinissimo anche a questa confraternita, come vivi questi riti? Ma si vivono con grande trasporto, con grande emozione, con grande passione. Sono momenti in cui ci si raccoglie, si prega, si pensa. Questi sono momenti indimenticabili, sono un po' uno spartiacque dell'anno, del tempo che viviamo, ma io credo che questa non sia soltanto una sensazione di confratelli, una sensazione che attraversa anche tanti tarantini, pur non essendo confratelli, ci si ritrova attorno ai simboli, alle statue, ai riti. Dicevo prima ad un amico, in una città che purtroppo si va sbrindellando e che non ha più segni identitari, questo rimane uno dei pochi forti segni identitari della città, un grande collante sociale, indipendentemente dalle classi sociali, dall'età, dalle posizioni di reddito, da tutto. E questo è molto bello. Ora, a proposito di classi sociali, di disponibilità economica, l'antico problema delle offerte che vengono sintetizzate in una giornata particolare che è la Domenica delle Palme, è un tema che in molte case, in molte persone è entrato finalmente questo concetto reale. Resistono ancora, come dire, dei retaggi culturali, dei pregiudizi che riguardano sempre le offerte dei confratelli. Allora io faccio in qualche modo l'avvocato del diavolo, come si suol dire, e si dice: ma insomma, tanto denaro speso per le posso offerte. Posso anticipare la domanda? Ma dove vanno a finire tutti questi soldi? Dove vanno a finire, insomma? Non vanno a finire certo in viaggi ai Caraibi o in auto lussuose, ma dove vanno a finire? Aldo, aiutaci a spiegare per l'ennesima iniziamo volta. Iniziamo da un
Cerchiamo di spiegare bene bene. Allora, innanzitutto una processione ha dei costi elevatissimi. Innanzitutto abbiamo le bande, sono dei mosticisti che sono per 15-16 ore. Dopodiché abbiamo i permessi comunali, perché anche quelli si pagano. Poi all'interno della viene fatto questo altare della riposizione. E qui la confraternita ha cercato in qualche maniera di andare a effettuare degli investimenti, ossia tutto il materiale che serve per l'altare della riposizione e tutto ciò che serve per la confraternita lo acquista per poi riutilizzarlo, quindi si cercano di abbattere i costi. E poi durante l'anno ci sono tante attività che la confraternita compie. E sono prevalentemente legate alla carità, quindi già questo che ci ha detto il confratello Orlando è importante, le spese, perché molti pensano che magari le bande siano ingaggiate, non so, dal comune, faccio un'ipotesi, no? E naturalmente non puoi dare 50 euro a una banda, no? Immaginate che si tratti di un bell'ingaggio, giustamente, perché sono persone che fanno l'intera processione, più tutto il contorno che ci diceva, ma soprattutto la carità, la solidarietà è fatta un anno intero. Vogliamo cominciare a dire qualcuna, perché sono tante, però ecco, ne diciamo una soltanto al momento e poi torneremo su questo tema. Una attività che svolgete? Allora, la confraternita da questa nuova amministrazione ha assunto come privilegio, perché per noi è un privilegio e compito, quello di effettuare carità presso delle famiglie bisognose della Città Vecchia. Noi siamo la confraternita della Città Vecchia e quindi la confraternita si fa carico di comprare generi di prima necessità per effettuare donazioni presso circa 150 famiglie della Città Vecchia. 150 famiglie. E questo, lo ribadisco, scusate se lo ribadisco, un anno intero, per un anno intero. Per un anno intero. Ogni anno. Noi effettuiamo delle consegne con cadenza settimanale o quindicinale e andiamo a cercare di aiutare queste famiglie. E mi diceva il priore che non è soltanto un aiuto, come dire, materiale, ma anche un aiuto morale e spirituale. È vero, perché c'è chi non ha lavoro, chi ha un problema di un figlio che magari è un po' sbandato, ci sono tante situazioni per difficili. Esempio, esistono, per aiutare delle famiglie dove per esempio i bambini non riescono ad avere risultati scolastici che possano agevolare il loro percorso all'interno dell'istruzione, che cosa si fa? Abbiamo effettuato una nuova opera di carità, ossia abbiamo creato il bianco sul nero. Noi aiutiamo con un gruppo di volontari questi bambini, questi ragazzi e gli diamo un indirizzo sia a livello scolastico sia a livello lavorativo. Cerchiamo di capire quali sono le attitudini. E per esempio abbiamo chiuso il 2015 con oltre 1000 ore di attività con questi bambini. Insomma, vedete, quindi tutte queste opere, poi ce ne sono altre di cui parleremo, sono il frutto della generosità dei confratelli e questo non va mai dimenticato, perché lo ribadiamo ancora una volta. Innanzitutto sfido chiunque a trovare qualcuno disposto a pagare per sottoporsi a un sacrificio con il freddo come stasera e come consuetudine. C'è anche un vento, forse lo sentirete anche dai nostri microfoni, che un po' disturba probabilmente. E poi avere chi regge le sdanghe anche un peso addosso. Poi fare un lungo, in realtà non è tantissimo il percorso, ma viene fatto con quel passo lento, e pensate a questo, no? Quindi magari qualcuno potrebbe utilizzare quel denaro per comprarsi una bella macchina, oppure comprarsi degli abiti, fare un viaggio, invece si pensa agli altri. Tutto il sacrificio, tutto
tutto di amore verso la Dolorata. Noi facciamo tutto il nome della Dolorata per la Dolorata. Questo... dei miei fratelli che sono lì presenti, io sfido chiunque che non sia entrato e abbia volto lo sguardo verso la Dolorata. Tra l'altro poi va detto, mentre sentite in sottofondo, già vi facciamo sentire già e vedere la troccola che tra un po' uscirà, perché 23:30 è l'avvio del pellegrinaggio, poi in attesa naturalmente dell'uscita del simulacro della Vergine Addolorata. Ecco, vi facciamo vedere già in anteprima, questo è un merito anche dell'equipe tecnica e ancora una volta un ringraziamento lo rivolgiamo alla confraternita, perché ci consente di portare nelle case di tante persone queste immagini, e noi pensiamo sempre agli ammalati, agli infermi, alle persone che hanno delle difficoltà, persone anziane, non dimentichiamo i detenuti, insomma tante persone che vorrebbero essere qui, ma idealmente lo sono grazie al mezzo televisivo e ormai da decenni grazie a Studio 100 TV, e questo ci onora davvero, perché dà un senso anche al nostro impegno, perché anche per noi è un sacrificio naturalmente, perché ci sono tante persone impegnate, ma lo facciamo davvero con molto piacere, pensando a tutti, e poi con un pizzico di orgoglio, perché portare il nome di Taranto in tutto il mondo, è vero Orlando, è una bella soddisfazione. Noi nel nostro piccolo come confraternici cerchiamo di continuare ciò che i nostri padri ci hanno insegnato, ossia fare tutto ciò con estremo amore e estrema dedizione, e presumo che tutto ciò aiuti anche la città. Eh certo, dobbiamo ripartire dalle cose belle che abbiamo, questo non è retorica e mi piace sottolinearlo a scanso di equivoci, perché ogni tanto dobbiamo alzare la testa e non chinarla, quindi ribadiamo questi concetti. Allora diamo la linea alla regia e poi vedremo il troccolante prossimo ormai all'uscita. Riprendiamo, siamo sempre in diretta per raccontarvi l'ormai imminente avvio del pellegrinaggio della Vergine Addolorata. È un momento molto suggestivo in un contesto altrettanto suggestivo e con un numero di persone che con il passare dei minuti diventa sempre più consistente, perché nonostante il freddo pungente e il vento fastidioso sono in pochi coloro i quali si sottraggono al desiderio di vedere la Vergine Addolorata. È vero, è anche poi un'occasione per rivedere vecchi amici, perché ci sono molti tarantini fuori sede, per così dire, che vivono, studiano, lavorano altrove, che qualsiasi cosa accada tornano a Taranto, è vero? Le racconto un piccolo aneddoto. Per noi confratelli l'anno inizia ad oggi, sì. Perché il rientrare a Taranto per la processione è ciò che ti spinge il cuore. Non sappiamo perché, ma lo facciamo. Eh sì, è così.
c'è un afflato, un richiamo che è fatto di suggestioni, di emozioni, di ricordi, ecco, a proposito delle famiglie e quindi del coinvolgimento, il papà, il nonno. Ma tutto questo ha un valore che ha un elemento essenziale ed è prioritario, cioè la fede, ovviamente, non si può prescindere da questo. Assolutamente. Perché voglio ricordare, mentre la troccola viene agitata dal confratello che se l'è aggiudicata e che tra un po' uscirà, vogliamo ricordare che diventare confratello non è una cosa semplice, come dire, compilo un modulo, mi iscrivo, magari verso una quota di iscrizione. No, c'è tutto un percorso dietro, è vero? Per diventare confratello innanzitutto bisogna avere tanta fede, bisogna essere innamorati della nostra cultura popolare, perché senza essere innamorati della Vergine, senza essere innamorati di ciò che ti aspetta nella tua vita da confratello, non ci si iscrive. E l'iscrizione è la conclusione di un'appartenenza che man mano si vive. Tra l'altro voi seguite dei corsi, poi ne parleremo, sì, ovviamente, ma sentiamo Rosalba De Giorgi. Sono con il priore della confraternita di San Domenico e dell'Addolorata, l'ingegner Raffaele Vecchi. Quest'anno c'è stata una preparazione ancora più mirata dei confratelli in vista di questo momento di fede e di grande partecipazione popolare. Quest'anno è stato un anno particolare perché abbiamo dedicato veramente tantissimo tempo alla preparazione spirituale del confratello che va e si appresta ad andare in pellegrinaggio, e quindi ci siamo dedicati veramente alla preghiera e alla formazione, diciamo, di fede. Ecco, questa è una cosa per noi importante, perché noi, il nostro pellegrinaggio è una professione di fede, non c'entriamo niente col folklore assolutamente, riti della Settimana Santa sì, però riti di fede. Noi facciamo questo per fede, per professare la nostra fede, per dire a tutti quanti che la nostra fede è salvifica, perché attraverso i dolori della Vergine noi riusciamo ad avvicinarci a Gesù, e quindi attraverso il pellegrinaggio noi aspiriamo a ciò che Gesù ci ha detto e che ci deve donare, e cioè la resurrezione. L'altare della Reposizione quest'anno è interamente quella della confraternita, non avete delegato nessuno? No, quest'anno, come già da un paio d'anni, preferiamo provvedere all'acquisto dei materiali, siano legni o che siano tessuti, e quindi rimane tutto di proprietà della confraternita, quindi acquisiamo man mano che andiamo avanti sempre un maggior magazzino, per cui siamo indipendenti in questo. Certo, ci impegniamo all'acquisto di queste cose, però rimangono in nostra proprietà. Abbiamo soltanto l'ausilio di un'impresa di un tappezziere che ci aiuta, e poi il fioraio, ovviamente, perché i fiori necessariamente non possono essere acquistati per sempre, devono essere acquistati di anno in anno, però ci teniamo, cioè l'altare della Reposizione è interamente progettato da noi confratelli e realizzato dai confratelli. Le sdanghe sono state sottoposte a un intervento di ristrutturazione. Le sdanghe che quest'anno reggono il simulacro sono completamente nuove. Ah, completamente. Sono state donate da una famiglia di confratelli, cioè tre confratelli, e quindi sono sdanghe completamente nuove. La particolarità è che queste sdanghe sono state disegnate e realizzate ovviamente a mano su un modello antico, quindi se farete caso le sdanghe sono molto sottili, sono di faggio, un legno molto resistente, così come deve essere, molto sottili e molto antiche. Non è solo questa la particolarità del decoro della processione, quest'anno abbiamo avuto la donazione di un nuovo abito della Madonna, molto importante perché ripercorre anche questo una tradizione antica, cioè è un abito senza pieghe fisse, sono pieghe mobili dell'abito della Madonna. Abbiamo anche la donazione di un fazzoletto, della veletta della Madonna, insomma abbiamo quest'anno, i confratelli si sono voluti dedicare anche a queste donazioni verso il simulacro.
per il terzo anno da priore si appresta a questo pellegrinaggio con quale spirito? Lo spirito onestamente è ancora più diciamo di fede, cioè se prima c'era un'attenzione, un nervosismo, no? All'evento tra virgolette, la preparazione invece quest'anno anche del priore e del consiglio di amministrazione è stata di fede insieme a tutti i confratelli, quindi molto 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 sentita. Un messaggio alla città. La città è la Vergine, adesso come ogni anno esce questo Giovedì Santo e si dona al popolo di fedeli. Noi stessi confratelli diciamo che è importante pregare la Vergine Addolorata, quindi darsi alla preghiera, guardare ai dolori della Vergine sì con rispetto ma con amore, perché la religione, la nostra religione è una religione salvifica, vuol dire amore, e tramite i dolori della Vergine noi siamo sicuri che Gesù ci aprirà le porte del paradiso. Come ogni anno due bande, la banda del maestro Simonetti e la grande orchestra di fiati Santa Cecilia del maestro Gregucci. Sì, sono le nostre bande diciamo storiche, la banda del maestro Simonetti segue la Vergine Addolorata, la banda del maestro Gregucci è vicino alla Troppola. Anche questa è tradizione, per noi le tradizioni sono fondamentali, è vero che è un rito religioso, però ci sono anche degli aspetti di tradizione vera e propria che noi intendiamo rispettare sempre. La marcia che apre la processione? La marcia a gravame che apre la processione ed è diciamo suonata dalla banda del maestro Simonetti. La lasciamo ai suoi impegni, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Si è detto dunque di questa collaborazione continua da parte dei confratelli anche per queste donazioni che vengono fatte, l'abito della Vergine periodicamente cambiato, alcuni particolari, e poi c'è anche come dire un'attenzione, un rispetto, perché quando c'è da cambiare qualcosa del simulacro vengono coinvolte le donne, no? Gli uomini sono messi un po' da parte. Io ho avuto la fortuna di essere all'interno del Tempio quando bisogna cambiare l'Addolorata. Già quando l'Addolorata viene scesa dalla sua nicchia e viene messa sulle sdanghe, vi posso assicurare che c'è un'atmosfera particolarissima. All'interno della chiesa è quasi deserta, ma lei riesce a magnetizzare qualsiasi cosa. Ho detto lei, le assicuro che tantissima gente, tantissimi confratelli, non la chiamano né Madonna, non la chiamano Addolorata, ma la chiamano mamma. Addirittura i confratelli più anziani la chiamano mamma, come segno di ulteriore rispetto. È vero, è vero. È la madre di tutti noi, ma c'è anche questo aspetto tradizionale, oltre che devozionale. E quindi io dico sempre, nella città di Taranto, in molti negozi, in molte case, ci sono delle piccole statue, oppure delle foto, dei ritratti. Sì. Quindi una forte devozione. Addirittura sulle auto, no? Sulle auto c'è un simbolo della Vergine Addolorata, quindi un aspetto devozionale molto, molto intenso. Qualcuno ha il santino, quello che viene chiamato, quella figurina diciamo anche nel portafogli, insomma, ho visto casa mia, ha visto sì, no, conosco molto bene i tarantini, insomma io voglio sottolineare anche questi aspetti, perché non c'è soltanto come dire questo aspetto, anche perché voi fate un'altra processione, quella della titolare, come si suol dire, la festa grande a settembre. Sì. Quindi in quell'occasione le bande ci sono, ma suonano marce festose naturalmente. Sì. Perché qui vengono eseguite marce funebri, siamo nella Settimana Santa, ma voi a settembre appunto fate la festa grande, ed è quella un'ulteriore occasione di devozione, di andare verso la città. Noi cerchiamo di evangelizzare la città con la nostra mamma. La festa grande ci aiuta ad avere un aspetto meno austero della processione, perché siamo la confraternita con la mozzetta nera, quindi la nostra austerità viene già dal nostro abito, ma anche perché rappresentiamo la mamma dei sette dolori, quindi
non potrebbe essere altrimenti. Eh sì, e poi tra l'altro questa vicinanza è tangibile, perché vedete la gente che già si è parata lungo il pendio abbraccia. Qui non ci sono transenne, lo diciamo sempre. Non ci devono essere transenne. Cioè, si va proprio in un fiume di gente, un abbraccio ideale, no? Stringersi intorno. Ovviamente c'è un servizio d'ordine, perché certo, poi certo, bisogna evitare, magari c'è, qualcuno potrebbe anche sentire un momento di claustrofobia, no? Soffrire magari di questo, però per questo va sempre ringraziato il servizio di protezione civile, e tutte le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri, il servizio del 118 naturalmente, adesso non voglio dimenticare nessuno, ma qui c'è davvero un concorso di collaborazione, oltre a quello della stessa confraternita che disciplina il deflusso, insomma l'incedere della processione, un po' con i mazzieri, quelli poi li vedremo insieme, e poi si cerca anche di evitare che ci sia troppa oppressione, per così dire. Diciamo, vero? Che l'abbraccio della città non sia troppo caloroso. Diciamo sì. Però, e come vedete da queste immagini che sono rese possibili, immagini dall'alto grazie a un braccio mobile, una telecamera che anche quest'anno abbiamo voluto utilizzare proprio per raccontare attraverso le immagini, le nostre parole talvolta possono sembrare addirittura superflue rispetto alla bellezza di questo scenario. Tuttavia abbiamo l'obbligo e il piacere anche di raccontare ciò che accade o ciò che sta per accadere ai tarantini, sì, ma anche alle persone che ci seguono da fuori. Quindi qualcuno magari si è sintonizzato solo ora, vogliamo ricordare, anzi con il passaparola fatelo pure, anzi vi invitiamo a farlo. Se avete degli amici, dei conoscenti, dei parenti che vivono in altre regioni italiane o all'estero, invitateli a sintonizzarsi sul canale Sky 875 o 879, perché potranno vedere il pellegrinaggio dell'Addolorata dalla città vecchia di Taranto, oppure in streaming sul sito www.studio100.it. quindi fatelo pure, mentre questa trasmissione è visibile in tutta la Puglia sul digitale terrestre canale 15 e anche sul canale 187. Diamo ancora la linea alla nostra regia per un piccolo break che serve anche a ricordare il sostegno che è stato offerto a questo impegno editoriale di Studio 100 TV da enti, associazioni e aziende. Ma prima lo facciamo subito dopo, perché c'è l'apertura del portone, quindi un attimo di pazienza alla regia, perché vogliamo documentare anche questo momento che è l'uscita della troccola, quindi vanno via un po' di persone, di parenti, insomma, che sono state lì all'interno. Vedete, c'è un'alternanza di immagini dall'interno e dall'esterno. La nostra regia ovviamente vi propone queste doppie, triple immagini perché vi dà l'idea di ciò che sta per accadere. Questa fiumana di gente, come sempre, che è assiepata proprio di fronte al Tempio di San Domenico. Questa è un'altra postazione che giunge da dove vi parliamo insieme al confratello Aldo Orlando, mentre la collega Rosalba De Giorgi, la vedete inquadrata, è sulla scalinata, è pronta a cogliere altre emozioni, altre sensazioni, ma ovviamente c'è una concentrazione di fotografi, poi le nostre diverse telecamere documentano ciò che sta per accadere. Sullo sfondo vedete anche la Croce dei Misteri, un altro simbolo, mentre in questo pellegrinaggio vogliamo ribadire, e chiediamo scusa ai tarantini se diciamo una cosa ovvia e ben risaputa, ma c'è soltanto una statua, ecco, giusto per gli amici che non sono tarantini e che ci seguono in questo momento. Abbiamo parlato anche della Polizia di Stato, non ho citato la Polizia Locale, e sono rappresentate anche queste forze dell'ordine da agenti, da sottufficiali, da ufficiali che sono in alta uniforme. E qui c'è il troccolante che ormai ha varcato la quest'anno soglia. Anche la troccola è stata rifatta.
abbiamo una troccola completamente restaurata e da notare la differenza che ci sarà con quella della che uscirà domani. Ecco il troccolante che si avvicina sul ballatoio e mi perdoni il dialetto, ma questa è una sonora troccolesciata. Ma bisogna dirle queste cose, non dobbiamo vergognarci, anche questo fa parte della tradizione. E questo crepitacolo, questa tavola? Sì, diciamo, allora, la troccola ha il compito di scandire sia la processione e viene usata principalmente durante la Settimana Santa. Perché? Perché durante la Settimana Santa, per un'antica tradizione, c'è il divieto di suonare campane e campanelli. Sì. E quindi la troccola sostituisce il campanello che apre la processione durante l'anno. Durante la Settimana Santa abbiamo la troccola. Noi lo diciamo sempre in ogni diretta questo particolare, però si fa bene a ribadirli questi aspetti, perché così come alcune caratteristiche che riguardano proprio l'incedere, qui per esempio i confratelli calzano tutti delle scarpe, hanno delle scarpe nere con una coccarda bianca, con la sola eccezione dei tre crociferi che sono, sì, i portatori di queste croci, e che non indossano la mozzetta ma soltanto un camice bianco. Ecco, soffermiamoci ancora su queste immagini, perché se vedete bene questa mozzetta del troccolante sarà diversa da tutte le altre, sì, perché essendo lui il primo ad aprire la processione, anzi il pellegrinaggio, e ha, diciamo, dei galloni particolari sia sulla mozzetta che sulle nappe che indossa. Infatti queste sono argentate con le bordature argentate sulle nappe, delle frange totalmente, sì, argentate. Gli altri li avranno totalmente di colore nero. Sì, e poi ci sono diversi, ecco, piccoli particolari, perché ovviamente la mozzetta è quella nera classica, sì, no? I colori dominanti sono il bianco e il nero, però si fa bene a sottolineare, perché a prima vista sembrano tutte uguali, invece anche per chi è i portatori delle sdanghe, diciamo così, ci sono delle particolarità e poi ve li diremo. Ma ovviamente ci sono delle ragioni di sicurezza, perché alcuni confratelli debbano andare necessariamente a volto scoperto, perché soprattutto chi regge le sdanghe deve guardare dove, sì, andare, no? E adesso all'uscita ci sono tutti i portatori dei simboli avranno una parte dorata nella parte sottostante della mozzetta. La vedete, quindi la nostra regia giustamente ci fa vedere anche questi aspetti. Mentre per quanto riguarda la postazione che è occupata ora da Rosalba De Giorgi, che abbiamo visto inquadrata, è una posizione privilegiata, no? Molti vorrebbero essere al tuo posto, è vero Rosalba? Sì, è un privilegio che mi godo ampiamente. Noi stiamo aspettando l'arcivescovo, Monsignor Filippo Santoro. Avremo modo poi anche di ascoltare il rettore di San Domenico, Monsignor Marco Morrone, quindi si tratta veramente di pochi minuti, ascolteremo il suo messaggio alla città. Ecco, le coppie di confratelli, le poste, sono un'altra delle caratteristiche di queste nostre processioni, anche se qui c'è il famoso trono, che è una composizione diversa, perché, sì, ci sono tre confratelli in realtà, è vero. Poi quando uscirà il trono spiegheremo, ne parleremo, sì, perché ci sono delle particolarità. Le poste sono 15 sono e rappresentano le stazioni della Via Crucis. E c'è anche il trio, come dire, è oggetto delle gare della Domenica delle Fiamme, sì, mentre nella Festa Grande è il priore e il consiglio di amministrazione. Infatti il trono rappresenta proprio il consiglio di amministrazione, con priore primo e secondo assistente. Esatto, questo però non accade durante la Settimana Santa, ma nella festa. Sì, durante la Settimana Santa c'è prima posta, che sarebbero i confratelli esterni al trono, e il bastoncino, che è il confratello centrale, che rappresenta il priore. Eh sì, che
è un segno di comando, diciamo, sì, questo bastoncino, no? Sono come dire, cose che appartengono alla storia e alla tradizione, quindi sono rimaste. E ha fatto bene il priore Vecchi a ricordare questa volontà di anche di ripristinare cose che magari erano state accantonate per un certo periodo. Per esempio, se si notano, i confratelli porteranno delle stringhe bianche sulle scarpe. Perché? Perché anticamente negli anni 60 si usava avere le stringhe bianche. Ed è stata ritrovata da poco questa. Sì, l'anno scorso. Esatto, quindi anche questo è un particolare. E ci sarà, come di consueto, l'intervento dell'arcivescovo Santoro, come diceva la collega De Giorgi, per dare un saluto alla città e dare il via ufficiale alla stessa processione, ma anche per indurre tutti a un momento di riflessione e di preghiera. E ovviamente su questa ripida scalinata non è facile scendere il simulacro, una delle operazioni più complicate e temute. Ci vuole esperienza, forza, equilibrio. Ci vuole coraggio. Coraggio, coraggio. Che le vedete queste scale, perché chi non le conosce, chi non è tarantino, dirà: ma come? Scende una statua da quelle scale? Ci scende e ci sale anche. Eh sì. È sempre, poi tra l'altro la tradizione vuole che si scenda sempre da un lato, no? Sì. Che è quello a destra uscendo dalla chiesa, a sinistra per chi guarda invece frontalmente. E quindi ci vuole perizia. E lì c'è bisogno di più persone per evitare oscillazioni pericolose. Quando sarà il momento spiegheremo perché sono alcune delle, solamente alcune persone sono vicino alla statua. E perché i confratelli aggiudicatari si allontaneranno in quel momento dalla statua. Eh certo, questo è un piccolo segreto. Allora, forse ora possiamo dare la linea alla regia di statte, la regia centrale, per un piccolo break. Eccoci, cari amici, ancora in diretta da Taranto, dal centro storico per il pellegrinaggio della Vergine Addolorata. Ormai ci avviciniamo al momento tanto atteso, ovvero l'uscita delle sdanghe, così vengono chiamate, da queste assi di legno, questi lunghi bastoni, come potremmo definirli, che sorreggono appunto il simulacro. E quando c'è la gara, e non l'asta come si dice, ma la gara della Domenica delle Palme, ebbene questo simbolo viene chiamato proprio sdanghe, sì, è vero? Infatti il simbolo che viene messo, viene chiamato durante la gara, sono proprio le sdanghe, le assi che sorreggono l'Addolorata. Eh sì. Anche questa è un'altra forma di rispetto. Sì. Perché sì, noi non metteremo mai all'asta, come dicono i tarantini, l'Addolorata, ma solamente le assi che la sorreggono. Sì, quindi anche questo, vedete, sembrano piccoli particolari, ma c'è molto rispetto. E poi non dimentichiamo mai l'obiettivo di questa raccolta di offerte, la carità,
e non sono escluse anche per esempio le opere cimiteriali, ad esempio, no? Dare sepoltura anche a chi magari con fratello non ha la disponibilità economica quando sarà il suo momento di prendere un posto, no? Un loculo. Certo. E quindi le confratelle la confraternita dispone di due cappelle, no? E quindi bisogna anche fare la manutenzione di queste cappelle. La manutenzione, non solo edificarle, ma soprattutto per quanto riguarda tutte le opere che poi ne deducono da avere delle cappelle cimiteriali. È chiaro, quindi vedete, aiutare le famiglie bisognose, aiutare i ragazzi negli studi, cercare di creare insomma un legame sempre più forte con la città in generale, con il centro storico in modo più vicino, più particolare evidentemente, perché questa è chiaramente una confraternita che vive nel centro storico di Taranto e quindi le riserva un'attenzione particolare, anche se, lo vogliamo ricordare, il percorso del pellegrinaggio prevede anche l'accesso nel borgo, quindi nella città nuova, attraversando il ponte girevole e poi una sola sosta di breve riposo nell'Istituto Maria Immacolata per poi far rientro solitamente il Venerdì Santo intorno alle 13-14, intorno a quell'ora. Sono circa 4 km di percorso e la mamma che va anche nella città nuova, quindi al di là del ponte, sta a significare ancora di più questo abbraccio verso la città, perché è vero, sì, è custodita all'interno del Tempio di San Domenico in Città Vecchia, ma è la mamma della città. Io amo chiamarlo il cuore palpitante di Taranto. Ecco il bastoncino, lo vedete, il trono, al centro c'è questo confratello che ha il privilegio di reggere il bastoncino, il simbolo del comando della confraternita. Anche lui ha dei galloni, chiamiamoli così, una mozzetta con dei fregi dorati che rappresentano proprio il simbolo del comando. Bene, allora facciamo così, diamo un piccolo break dalla regia centrale e poi saremo con voi tra pochissimo. Ecco, vediamo inquadrato l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, quindi siamo vicini a questo saluto che avevamo preannunciato e vediamo anche Monsignor Marco Morrone, dietro di lui Monsignor Emanuele Ferro e poi avete visto anche i rappresentanti delle forze dell'ordine in alta uniforme. La collega Rosalba De Giorgi è nelle vicinanze, naturalmente vediamo come si svilupperà il cerimoniale, perché sarà collocato un microfono per garantire la diffusione a tutti i presenti del messaggio del pastore della chiesa tarantina. Vediamo, scusate, c'è un conciliabolo, poi lo facciamo dopo, magari facciamo dopo un'intervista con l'arcivescovo di Taranto, perché
vorrà rivolgere un saluto ai presenti e grazie al mezzo televisivo questo saluto e questo momento di preghiera andrà oltre i confini della città, oltre i confini della regione e andrà anche oltre i confini dell'Italia grazie alla diffusione su Sky o in streaming. Prego Rosalba, prego, prego. Sì. Nel frattempo io lo so che adesso ce l'avrà con me, dovremmo aspettare, però nel frattempo io le chiedo velocemente, ogni anno speriamo che le cose vadano meglio, invece purtroppo ogni anno dobbiamo registrare che le cose peggiorano, viene sempre meno un po' di umanità. E allora che cosa possiamo dire? Possiamo dire che il clima è di incertezza, però non ci arrendiamo e dobbiamo battere tutte le porte, diciamo, delle istituzioni, dobbiamo battere le porte delle coscienze, dobbiamo sostenerci con l'aiuto della Madre di Dio e prendere una responsabilità grande perché il cammino si può migliorare. Questo è il messaggio di questa sera. Le difficoltà sono tante, ma la presenza della Madre di Dio è un segno forte di responsabilità e di rinascita. Questa città in particolare di difficoltà ne vive tante. Ogni giorno di più, la speranza quindi è che le cose possano migliorare con l'impegno e la buona volontà. L'impegno di tutti, le opportunità che ci sono date non le abbiamo sfruttate ancora bene, ci vuole questo moto di responsabilità comune. Abbiamo sentito questa testimonianza. Ci piace sottolineare anche la presenza che è immancabile del prefetto di Benevento che come sempre è qui ed è una tarantina. Maria Leone con sorella, immancabile questo appuntamento. Ripetiamo il suo nome. La dottoressa Paola Galeone, prefetto di Benevento, tarantina doc, legatissima a queste tradizioni e legatissima alla sua città. Intanto Paola, questo colpo d'occhio è sempre emozionante. È vero, sembra che sia sempre la prima volta. L'emozione si rinnova ed è uguale. Un'emozione veramente che ci accomuna, ci fa sentire tarantini, più vicini alle nostre radici, ed è un momento veramente che solo chi è di Taranto può comprendere. Tornare, per me possa esistere le ferie qualsiasi giorno, però durante il periodo pasquale non si può mancare all'appuntamento della mezzanotte del giovedì. Come con sorella, come lo vive questo momento? Ma con molta partecipazione, anche perché con le consorelle ci sentiamo anche durante l'anno e riusciamo comunque ad avere dei momenti di preghiera. Anche se a distanza lei segue le sorti di questa città, che cosa si sente di dire ai suoi ex concittadini? Beh, io comunque continuo ad essere ancora residente a Taranto. E allora i suoi concittadini? Quindi i miei concittadini, speriamo veramente che ci sia la rinascita, questa rinascita per cui tutti stanno lavorando e ci sia veramente una svolta per questo territorio, perché è una svolta che questo territorio merita. Grazie a Paola Galeone. Vediamo, naturalmente ci sono anche molte autorità. Se riuscirà la collega magari potrà anche cogliere qualche altra testimonianza. Intanto anche noi ci dobbiamo spostare evidentemente, perché ora bisogna lasciare spazio al simulacro della Vergine e poi al messaggio dell'arcivescovo, mentre notate che la processione è tutta sulla scalinata, sulla parte sinistra guardando frontalmente, e il troccolante invece è a terra, però tutta la processione è sulla scalinata e noi già possiamo soffermarci su questa bellissima immagine, questa bellissima statua di autore ignoto ancora, ma con tante ricerche che riguardano questo aspetto meraviglioso. Ora la statua, gli sdanghi usciranno fuori dal ballatoio. È stato questo applauso di ben tornata, ecco, potremmo dire così, mamma nostra, da parte
di tutti i tarantini presenti, ma idealmente anche a casa. Molte persone si saranno unite a questo applauso, qualcuno dice non è il caso di fare l'applauso, ma insomma è un moto di emozione, insomma di partecipazione, certo, in qualche modo. Sentiamo l'arcivescovo. Salutiamo la Madre di Dio che ancora una volta ci è vicina con il suo amore, la sua tenerezza. Ave altura stupenda, ave città di Dio, ave speranza di tutta la terra. Vergine Santa, ti seguiremo tutta la notte e nel giorno di domani, perché possiamo riceverti fin sotto il Calvario, consegnata dalle labbra morenti del tuo Signore, quale madre della Chiesa e mamma di ciascuno di noi. Siamo qui perché profondamente legati a te. Siamo qui perché abbiamo bisogno di guardare a te ed essere da te portati. In queste ore mi sono chiesto di che cosa sono le tue lacrime, Madre Santa. Mi è venuto in mente che nei nostri paesi, quando moriva qualcuno, anche un disgraziato, un poco di buono, i nostri vecchi solevano concludere: è sempre figlio di mamma, come a dire che la sofferenza di una mamma vince qualsiasi giudizio e ci dona la tregua della compassione, impone a noi il silenzio, ristabilisce il principio umano della comprensione. Di che sono le tue lacrime, Madre Santa? Sono lacrime speciali, perché uguali alle lacrime di tutte le mamme, di tutte le donne. Anzi, anche tu sei il segno di quel Dio che raccoglie le lacrime di tutti nel suo odre, perché nessuna pena è sconosciuta al cuore misericordioso del Signore. Terribile il mondo nel quale viviamo. Siamo raggiunti da più parti, da immagini di fatti di morte, i morti sinora in Belgio, pianto, smarrimento e strazio, le 13 ragazze morte in Spagna, di cui 7 italiane, falciate nel fiore della vita, le 4 suore martirizzate ad Aden nello Yemen insieme ad altri cristiani e musulmani, quante altre vittime ogni giorno per il terrorismo in Medio Oriente e in Africa, per la cosa più assurda che ci sia, che è, come ha detto Papa Francesco, uccidere in nome di Dio. E poi il dramma senza fine dei nostri fratelli migranti. Madre, come portare avanti l'annuncio di pace del Vangelo? Da dove partire? E per la nostra amata terra che vuole a tutti i costi rialzarsi, Madre adorata, Madre dei tarantini, in te scopriamo l'ecumenismo delle lacrime. Chi ha nel cuore una pena, una sofferenza, una preghiera, una richiesta di aiuto, o piange per la perdita di un parente per l'inquinamento, o è in angustia per il marito o il figlio disoccupato, o che rischia il lavoro, in te, Madre, trova l'interprete giusto, il punto di congiungimento, di comunione. Mentre battiamo a tutte le porte perché giustizia sia fatta e speranza certa sia data, ci rivolgiamo tutti a te. Le lacrime ci purificano il cuore, ci spingono alla responsabilità, ci dicono che abbiamo bisogno di Dio, che tutti siamo vulnerabili, che tutti siamo fragili e peccatori. Ma tu, addolorata, trafitta dal dolore e dall'amore, non sei forse il rifugio dei peccatori e la nostra avvocata? Eccoci dunque pronti a seguirti, e io ti affido la Chiesa e la città di Taranto, dal più piccolo al più grande, e sostengo i confratelli che in questo pio pellegrinaggio ti seguono. Ti preghiamo, Madre carissima,
anche per tanti nostri figli, per i nostri due Marò, per Salvatore Girone tuttora trattenuto in India e per il nostro Massimiliano Latorre ricoverato in una nostra clinica. Ti preghiamo per loro. Prego, Madonna addolorata, perché le tue lacrime irrighino anche le pietre di questa città, dissodino le zolle dell'odio, dell'indifferenza e dell'accidia. Ovunque le tue lacrime aprano i varchi del seme di Cristo che muore e che risorge. Nelle lacrime, al ritmo della nazicata, vai in cerca di Cristo tuo figlio. Così anche noi non piangeremo soltanto, ma cercheremo Cristo, misericordia del Padre. Senza di Lui il vuoto ci domina, con Lui la speranza rinasce. Insegnaci, Madre, a uscire come fai tu questa sera, nel cuore delle tenebre, del rischio. Aiutaci a vincere ogni paura, a non barricarci nel cenacolo, ma a calpestare con fiducia anche la terra del Calvario, perché tu ci sei testimone privilegiata che la fragile nostra speranza non sarà soffocata, perché nulla è impossibile a Dio. Grazie per l'amore infinito del tuo figlio, grazie per il tuo dolce amore di madre. Ti seguiamo nella notte e con te aspettiamo la certa risurrezione. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Noi ti accompagniamo, Madre Santa, benedici tutte le case dove passerai, benedici questo popolo e sostieni la nostra speranza e la nostra solidarietà. Grazie, Madre Santa.